Bella a tutti ragazzi, qui è Sussurro Best Gamer e siamo in compagnia di Jonathan 1995, ciao a tutti e benvenuti. Io sono Denim. E io sono Zor, ciao. Ok, ok. Ma io non ho capito ancora una cosa, ma il canale di chi è? È mio. Di Jonathan. Ok, fantastico. Iscrivetevi al canale. Jonathan è una bravissima persona, ora speriamo di non scontrarci subito all'inizio. No, no. Sarebbe bruttissimo. Io intanto coloro un po' l'aereo di Zor di blu. Beccati no, sto fanno io quello effetto passivo. È verde, si abbina. Esatto, verde. Esatto. Comunque, come potete vedere, siamo a bordo del G2. Macchina stupenda. L'unico pazzo che l'ha gondolato è stato Sussurro. Chi è che l'ha gondolato, scusa? No, niente, niente. Perché non, uccide Sussurro adesso. Vai. Sussurro, ora faccio un bel team kill, guarda, Ma dov'è? Non lo vedo. Ah. Oh. Denim, se guidi la squadria. Guido io? Sì, sì. Va bene, allora ragazzi, ci muoviamo con la rotta pressa poco verso sud-est. Di quanti gradi? A un climb, io direi di 20 gradi, però c'è quell'altra fava che c'ha i colli, c'ha le gondole. Non mi avete detto che... Vabbè, lui è quello che ci fa la potenza di fuoco. Ma chi se ne frega, ma ci muore coso? Ci muore Sussurro alla fine, È sempre quello che muore per primo. È l'unica fava che ha messo le gondole, ma cosa ti vuoi... Ma non mi avete detto che non l'avete visto? Sussurro, vieni di qua, dove stai andando? Quando ho mai volato a 109 con le gondole, caro? No, una volta lo volavi, dai, ammettilo, qui su una YouTube. Una volta sì, va bene, ma quando ero stupido, sono ancora stupido. Allora lo ammetti che eri stupido. Sì, ero stupido, va bene. Comunque, con questa notizia bomba... Come potete vedere siamo a bordo del G2. Esatto, con questa notizia bomba vi annunciamo che vi spiego qualcosina del G2. Esatto. Vai Denim, vai. Grande, ok, allora, vai, cos'è il G2? Due è un aereo che fa tutto. Come mai? Già il fatto che lo puoi gondolare ti fa capire intanto che è un aereo che... Vedi Sussurro. Puoi aumentargli intanto l'armamento in primis. In quanto è un aereo che a primo impatto, quello a cui viene a pensare subito, in quanto la maggior parte degli aeroplani tedeschi sono di questo tipo, è pensare che sia un Bummenzumber. Ed effettivamente come Bummenzumber non lavora malissimo. Il fatto di poter mettere altri 20 mm, in questo caso sul G2 o magari anche sugli altri 109, per esempio... Bene, è crashato Sussurro, ci godo quasi. Si sono schiantati due della squadra avversaria, mi hanno visto che si stanno suicidando. Vabbè, tutti. Dicevo che la possibilità di aggiungere le gondole li fa diventare degli ottimi boom and zoomer, quasi a pari del 195. Forse sono un po' penalizzati nel climb, però come sappiamo il boom and zoomer pensa poco entra in combattimento quando ormai il combattimento si svolge a bassa quota, perché sennò si troverebbe troppi aerei sopra di lui. Quindi diciamo entra un po' in ritardo, quindi ritarderete i vostri ingaggi qua una volta con le gondole. Sarete un po' gli avvoltoi della situazione, sì, esatto, gli opportunisti della situazione. Sul campo di battaglia, quando ormai quello che andava consumato è già quasi consumato, vi troverete in molte situazioni di merda. Però, tipo con metà squadra vostra uccisa dai russi e voi a dover affrontare un intero team di Yak-9 arrabbiatissimi, quindi... Esatto, il problema sarà, infatti, cioè problema, il semi problema sarà che principalmente lavorerete di frontali e di ingaggi nascosti, quindi senza mai farvi vedere, perché quando vi trovate qualcuno in coda con le gondole rischiate, non tanto, non rischiate proprio, morite diretti. Quello che viene definito un attacco stealth, insomma, dall'alto. Sì, esatto. Con una successiva acquisizione di quota, insomma. Bravissimo. Poi non dovete assolutamente provare manovre da turn in orizzontale, puro, esatto. Solo in verticale. E soprattutto quando riprendete quota cercate di farlo sempre in sicurezza, quindi almeno con un vantaggio di distanza dal vostro avversario, perché i zoom climb sono sempre dietro l'angolo. E questo diciamo che è il G2 gondolato. Esatto. Poi esiste un'altra faccia del G2 che è completamente diversa e naturalmente può essere giocata in più modi, ovvero la modalità diciamo senza gondole. Senza gondole il G2 diventa tutto e diventa nulla, in quanto è un aereo che fa tutto se in buone mani e non fa nulla se in mani di handicappati, cioè no, non handicappati, però comunque
di persone che non lo sanno usare. Diciamo gente che non è avvezza ai 109, ecco. Ecco, questo come mai? All'inizio quando uno prende un 109 la prima cosa che nota è lo scarso armamento, infatti appunto ci sono le gondole se uno lo vuole gondolare. Lo scarso armamento che porta a, diciamo, sfavare un po' all'inizio, perché uno dice, cavolo, qui non spara una sega, cioè già 20 mm e basta, c'è un 7,7. Allora uno cosa fa? Cosa fa col 109? Col 109 uno si deve un po' allenare sulla mira, si deve allenare tantissimo sulla mira. E una volta che avrete cominciato a padroneggiare le MG151 presenti questo fantastico aereo, penso che sarete già a cavallo, in quanto potreste arrivare ad aprire flap per turnare contro certi aeroplani, e in questo caso lo userete, diciamo, da turning fighter. Questo può succedere, diciamo, contro della 7, può succedere contro, esatto, anche qualche yak, e se sapete fare, se sapete fare naturalmente, perché se no ve lo trovate sempre, fate sempre una brutta fine, sempre, diciamo, nel culo, si può dire, Jonathan, sarebbe, no, meglio di no, però vabbè, vabbè, comunque ve la trovate sempre nel di dietro, insomma. E questo, diciamo, è il modo più scatenato per usare il G2, ovvero come turning fighter, il più rischioso, diciamo, a 6.000 metri. Sì, è, ci vuole molta rischioso, abilità e meno strategia. Cosa, diciamo, che sta un po' nel mezzo è quella di usarlo come energy fighter. Ecco, come energy fighter sicuramente è abbastanza facile da usare, in quanto riesci a mantenere la tua energia, puoi portare l'avversario a compiere delle cose che non dovrebbe fare contro energy fighter, puoi portare il tuo avversario a credere che ti comporti magari da boom e zoomer quando invece stai facendo l'energy fighter. Ci sono varie tattiche con il 109 che naturalmente si possono arrivare a padroneggiare una volta provato. Abbiamo un FSS? Sì, sì, lo spotto. Sì. Continua pure. E nulla, diciamo, col 109 dovete saper fare usare motore e flap, assolutamente. In qualunque caso è sicuramente un aereo che, se riuscite a saper usare bene flap e motore, arriverete ad avere un ottimo, ma davvero un ottimo, controllo della macchina, e sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare. Scusami un attimo se ti interrompo, Zoro, non perdere troppa quota perché rischiamo. No, ma non penso che si rischi troppo, perché la maggior parte della gente ha già ingaggiato. Ma gli energy fighter climbano in fretta, Ma appunto siamo energy fighter. Sì. Comunque una cosa che volevo dire, scusami se ti interrompo, è ricordarvi che comunque se voi montate i pod, montate le munizioni Minesgob, se ci vuoi parlare anche di questo. Mingleshots. Sì. Ma le munizioni Mingleshots sono, o Minesgob, come le volete chiamare, perché è tedesco, ragazzi, purtroppo io non lo so, se qualcuno lo sa, buon per lui. E comunque sia, il discorso è che queste munizioni sono letali, prendete con quelle, distruggete, c'è poco da fare. Tra l'altro io sono qui da solo, ragazzi, ma sapete mica dove sono, perché io non vedo nulla. Stiamo girando come penso che però stiano bassi, gli avvoltoi in cerca di, sì, che sono bassi sicuro, credo che siano bassi. Ora io scendo e mi metto a lavorarlo di se flap, volete, io posso rischiare un passaggio sulla base principale. No, faccio io, vado, okay, basso. B25 che si schianta. Vai, meglio quelle OP. Allora, una cosa che sicuramente si può dire anche di questo aereo è quella che è un aereo multiruolo. Esatto. Un po' come il P51, insomma. Poi quando No, perché il P51, almeno in questo gioco, ha un suo modo di essere usato. Il 109 sì e no, perché quando lo usate senza gondole, il 109, sicuramente se vi trovate con un P47 non andrete mai in picchiata, perché sapete che il P47 vi raggiungerebbe. Esatto. Mentre invece se vi trovate magari contro uno Spitfire, sì, potete provare il TAR, ma come ho detto prima è difficile. Provate in linea di massima a fare una picchiata, a vedere come lavora, e vedrete che rompe le ali, magari, o se avete fortuna e lo portate a sovraccarico, lo portate
in G negativo o troppo G positivo. Anche se qui devo dire che se vi ritroverete contro un Mark 9 potreste anche finire delusi, nel senso che sì, contro il Mark 9 è un buon avversario, esatto. Perché ve lo dovete lavorare un po' in scissor, un po' in turn, un po' fargli prendere velocità, insomma è non un, basta picchiare giù col Mark 9 sim. Esatto, no, decisamente col Mark 9 no. Ora sinceramente non mi ricordo se lo puoi incontrare con l'americano di Mark 9, però comunque quell'inglese sicuro, in qualunque caso in quello inglese sì, anzi è uno degli avversari diciamo anche più divertenti alle volte da affrontare, perché permetterà di avere dei veri e propri duelli e porteranno soddisfazione a chi lo sa usare meglio. Zor, se hai contatti oppure frustrazione, se hai contatti avviso. Non c'è nulla, non no, c'è tu, nulla. Zor, dicevo, che sta dall'altra parte della mano. Eh no, ma comunque non c'è nulla. Comunque in effetti ti do ragione su tutto quello che hai detto. Io consiglio di usarlo come energy soprattutto perché credo che sia comunque la sua dote migliore con quel motore che ha. E di usarlo anche in boom and zoom ogni volta che è possibile. Turning, sarai d'accordo con me nel dire che magari è l'ultima risorsa se le altre due tecniche non funzionano. Sì, però è la risorsa che tante volte, cioè quando ti metti a tornare con uno Spitfire, questo qui non se lo aspetta, dai colpo di grazia. E ci rimane male tante sì. volte. Fai anche tanto male. Che bello, non stiamo facendo nulla. Vabbè. Siamo qui, si chiacchiera tranquillamente, Hellcat, in allegria. Hellcat. Però siamo quello inglese. Oh, Hellcat. Ingaggi tu, Danny, io rimango in copertura. Ingaggiamo, ragazzi. Intanto non penso che ci sia grandi problemi. Io voglio fare una kill, però. Dai, facciamo una kill di Danny nel mio video. Ma non me ne frega nulla, ma falla anche te, non è un problema. Stiliamocela. No, sono contento. Moccoliamoci addosso dopo avercela stilata. Esatto, ci rammiamo. Oh, guarda, quello è... Si è schiantato quel povero G. Colpo. Ok, allora. Mi ha chiuso l'angolo. Per esempio, adesso io sto provando il turn. Faccio un loop. FSF. Per... Colpo. Poi, in un boom and zoom. Lui mi offre l'angolo d'attacco migliore. Mi ha cominciato a bersagliare. Lo distruggo. Grande Johnny. Vedete, grande si comporta Johnny. Benissimo questo aereo lume in zoom. Leviamoci dalle scatole perché qui cominciano a fare festa, ci fanno la festa. Ci comunque, fanno, come avete potuto vedere, si comporta bene in lume in zoom anche ad alta velocità, riuscite a fare delle manovre correttive all'ultimo istante, anche se comunque bisogna dire che sono stato avvantaggiato perché l'Hellcat era distratto da Denim che è stato bravo. Lo ha fatto entrare in turning e quindi l'Hellcat ha perso energia e io ho potuto sfruttare il suo momento di debolezza. Ma che caro che sei Jonathan, che ti congratuli, grazie. No, ma non è vero. Thor, spotti nulla? Non vedo un cavolo proprio. Ecco, Zor ha detto anche il silenzioso. Vedo... Quando sentite la sua voce dovete proprio gioire. Mettete un mi piace, no, per Zor. Non si vede nulla, perché? Cioè proprio sì, grazie. Solo per Zor, non per noi, non per che mi manca già la voce. Per Zor. Non ha parlato. Te lo spoto, Danny. Arriverà solo a 300 km/h. No, tasto. Ok. Ma mi sa che c'hai? Mi sa che sul radar. Non è al computer. Gunpowder. Non ti credere, perché ha fatto due kill. Terra, però comunque è sempre comunque una partita molto tranquilla, ragazzi. Quel Focke Wolf si è fatto 5 kill e grazie, non abbiamo fatto nulla. Congratulazione ad Alcatraz. Grande Zor, bravo, te l'ho detto, bravo che Zor. Computer. Manca Denim, l'ultima kill è per Denim, dai, l'ultimo resto. Ma a me non mi frega sì, nulla, no, di fare una kill. Sussurro. Vabbè, sussurro manca proprio. C'è uno lì, guardatelo, un boomerang a 8000 metri. Non ci credo. Ottimo. No, io sto zoom climbando lui. Capitano Molocco. Sarebbe vado da via, fare vado via, sono fermo. Ci sarebbe da climbare a 20 gradi. Vieni qua, sotto di me. Fallo andare passa giù sotto. Così.
Vai, è morto. Ancora no. Sì, viene, se mi viene in frontale sì. Chiude l'angolo. Ah, tra l'altro il cannoncino da 20 è buono anche per i frontali, sì. Se volete. Oddio, cosa ho fatto? Ho fatto una kill in deflessione, ragazzi. A mo' di Spitfire. Mi è entrata. Lol. Guarda, guarda. Purtroppo mi sa che nel video non si è visto, però. Che goduria, Jonathan, non sai che figata. Mi sa che purtroppo però nel video. E dentro informazione con te. Purtroppo mi sa che nel video non si è visto, però. La kill. Ti assicuro che è stata bella. So, mi ha gasato me, mi basta quello. Ok, una kill ciascuno. Yes, spariamo per festeggiare. Sì, sì, uno per uno, esatto. Non fa male a nessuno. Ora io ti vengo addosso, perché hai rotto le scatole te che spari. Vieni qua, Zara. Beccatevi il mio fumo. Ah, diamoci un bacino. Ok. No. Ci siamo comportati bene, anche se non abbiamo fatto chissà quale partita. No, la macchina si è comportata bene, dai, su. Mettiamo. Lo sai che è il pilota. Noi facciamo pilota schifo e la macchina è forte. È più importante. No, non è il pilota a fare l'aereo in questo caso, è l'aereo a fare il pilota. Ok, ok. Comunque, come potete vedere, i soldi li abbiamo fatti grazie al premium. Alla facciazza di Zoro e Denim. Ah, anche io ho fatto 30.000. 30.000. Ah, a posto. E quanto 21.500. Ma come è possibile hai fatto 30.000? È perché io ho preso alcuni assist. Comunque, io ho fatto, vi ringrazio per aver visto questo video. Ci ha fatto piacere avere Denim e Zoro nel nostro video. Un saluto a tutti da parte di Jonathan1995. Da Denim. Arrivederci. E tra l'altro anche da Sussurro, ma purtroppo è crashato, cose che capitano. Arrivederci. Diciamo che buona. Salve ragazzi. Ciao. Buona.